One Podcast. Abbiamo deciso che torneremo a stare in ufficio come eravamo prima dell'inizio del Covid. Collaborare, fare brainstorming e inventare sono più semplici ed efficaci. Insegnare e imparare gli uni dagli altri è più fluido e i team tendono a essere meglio connessi tra di loro. Con queste parole il numero uno di Amazon, Andy Jassy, ha decretato la fine del lavoro agile per 350.000 impiegati della società di e-commerce. Aprendo a un grandissimo interrogativo, ma è già finita l'era dello smart working? Soldi, il podcast di Affari e Finanza. Benvenuti a una nuova puntata di Soldi, il podcast di Affari e Finanza. Io sono Raffaele Ricciardi e negli ultimi giorni avete senz'altro sentito la notizia che Amazon ha detto basta con lo smart working. Si torna in ufficio 5 giorni su 5. Una decisione che ha fatto molto discutere. In Italia, per esempio, ne ha parlato Carlo Cimbri, il numero uno della Unipol, che è uno dei più importanti gruppi finanziari nostrani, e ha commentato quella notizia premettendo che avrebbe fatto storcere il naso a molti, ma poi ha detto chiaro e tondo che per lui lo smart working non è la nuova normalità. Sappiamo che il mercato del lavoro anglosassone è molto più rapido del nostro, sia in termini di flessibilità e anche di precarietà, visto che si entra e esce dalle aziende con una grande facilità, ma anche quando parliamo di modelli organizzativi. E allora, se collochiamo la decisione di Amazon in scia con quella di altre società tecnologiche come Google o la Disney, che sono tornate a mettere dei paletti più rigidi sulla presenza in ufficio, dopo il liberi tutti che c'era stato durante la pandemia, mi sembra lecito chiedersi se non siamo giunti proprio alla fine di quella che ci sembrava una rivoluzione e che non sia in atto invece una restaurazione del lavoro in presenza. La lettura non è semplice. Pensate che il Financial Times stima che solo il 3% dei grandi gruppi tech con almeno 25.000 impiegati sia tornato realmente alla politica dei 5 giorni in ufficio. D'altra parte però ho visto un sondaggio che ha realizzato la società di consulenza KPMG su 400 amministratori delegati americani e dice che, pensate, 8 su 10 di questi AD si aspettano un completo ritorno al lavoro in presenza nel giro di 3 anni. Allora abbiamo una lettura che ci dice una cosa e una che sembra dirci l'esatto contrario. Come stanno veramente le cose? Qui a Soldi abbiamo Mariano Corso, che è uno dei massimi esperti in Italia della tematica, professore al Politecnico di Milano e anima dell'osservatorio che l'Ateneo Meneghino ha proprio dedicato al tema dello smart working. Allora, professore, partiamo da definire qual è un attimo lo stato dell'arte per lo smart working qui da noi in Italia. Lo smart working da noi è un fenomeno tutt'altro che in fase di regressione, al contrario, noi abbiamo dati che ci dicono che il numero di grandi aziende, grandi organizzazioni che offrono modelli di smart working è in crescita, oggi va oltre il 96%. In termini di numeri di lavoratori, oggi il fenomeno coinvolge poco meno di 4 milioni di lavoratori e se andiamo nelle grandi imprese ci stiamo riavvicinando a quella soglia dei 2 milioni che era stata toccata durante il lockdown, quindi che è un po' il vincolo tecnico. Le motivazioni di questo sono le buone prestazioni, l'impatto sui costi che diminuiscono per le aziende e soprattutto la forte richiesta da parte dei lavoratori. Un po' diverso è ancora il panorama nelle piccole, nelle medie imprese e in parte nelle pubbliche amministrazioni, dove ci sono vincoli legati più che altro a una cultura manageriale, quindi è più difficile andare verso modelli evoluti basati sui risultati e quindi lo smart working resta il semplice lavoro da remoto che viene spesso visto come un male necessario, una sorta di welfare da abbandonare appena possibile. Professore, ci ha parlato di modelli che si stanno evolvendo, di forte richiesta da parte dei lavoratori e anche di un tema culturale. Proprio su quest'ultimo aspetto ho registrato negli ultimi giorni anche alcuni casi di forte frizione con i lavoratori. Uno, per esempio, è esploso proprio a inizio mese alla Panini di Modena, no? La conoscete senz'altro, è l'azienda delle famose figurine che si occupa anche, soprattutto negli studi di Milano, questo di confezionare il topolino. Allora, vi riassumo brevemente la vicenda. Lì era stato fatto
fatto un accordo nel 2022 che prevedeva 44 giorni di smart working all'anno che potevano raddoppiare, quindi c'era un pacchetto di altri 44 giorni, previo accordo ovviamente con la propria struttura. Dopo un primo rinnovo nel 2023, in cui già si erano un po' ridotti questi pacchetti, in particolare per i quadri, al momento di sedersi di nuovo al tavolo, quest'anno l'azienda, pare su impulso diretto della proprietà, ha cassato quelle 44 giornate aggiuntive. L'azienda stessa ci ha comunicato che la decisione di ridurre le giornate di smart working non è dovuta a una flessione delle produttività né che sono state evidenziate le criticità organizzative. Ma si tratta proprio di una ragione culturale, ideologica, un'idea vecchia, conservatrice, che dice i lavoratori li voglio avere in ufficio per controllarli, senza avere uno sguardo al futuro e senza considerare che il lavoro dovrebbe essere anche, se non soprattutto, fiducia, responsabilità, flessibilità e obiettivi raggiunti. La voce che avete sentito è quella di Giorgio Benincasa, che è il segretario della CGIL a Modena e che ci ha raccontato come la Panini abbia motivato la richiesta di ridimensionare fortemente lo smart working. Abbiamo ovviamente contattato l'azienda per sentire anche le sue ragioni, ma fino al momento in cui siamo andati a registrare questa puntata non abbiamo ricevuto risposta. Comunque l'esito di questa proposta è stato comunque un grande malcontento tra i lavoratori, un doppio sciopero che non si vedeva, pensate, da un quarto di secolo alla Panini a Modena, e nei giorni scorsi sono riprese le trattative per cercare di ricomporre la vicenda. Torno allora al professor Corso, ovviamente non per chiedergli di commentare questo singolo caso specifico, però abbiamo proprio sentito una situazione in cui non sembra esserci un problema di produttività o efficienza, ma la richiesta, ci è stato raccontato, di tornare in azienda, di ridurre lo smart working, deriva da una scelta di pancia dell'imprenditore, no? E fa specie sentirlo dire in un mondo in cui siamo abituati a misurare ogni scelta, a valutarne le conseguenze e anche le ricadute in termini di efficienza. Aggiungo un'altra considerazione. Abbiamo aperto la puntata parlando di Amazon. C'è un retropensiero negli Stati Uniti che l'annuncio del suo numero uno sia addirittura un licenziamento mascherato, no? Io tolgo un diritto che molti lavoratori danno ormai per acquisito, sapendo che qualcuno di loro non resterà in azienda ma andrà altrove, e quindi riuscirò a ridurre il personale senza dichiararlo di fatto. Ecco, cosa pensa di tutte queste tendenze, Corso? Allora, quello di Panini non è un caso isolato ed è esemplificativo di come tornare indietro sia difficile. È evidente che dopo gli eccessi forzati del lockdown occorre ribilanciare meglio il lavoro da remoto con quello in presenza, anche perché bisogna riportare o portare le persone a recuperare la qualità della collaborazione, a far capire anche che il lavoro è uno sport di squadra e non individuale. Ma questo non può essere fatto tornando indietro, va fatto sempre nell'ottica di un modello ibrido intelligente, che è appunto lo smart working, in cui si dà fiducia ed autonomia alle persone e si cerca di portarle a lavorare per obiettivi, dove e come ha più senso per se stessi, ma poi soprattutto per il team e l'organizzazione. Quando invece si torna indietro, a meno che non si abbiano, come dicevamo, altri obiettivi, questo vuol dire dare un messaggio di sfiducia, di chiusura, di arretratezza tecnologica e manageriale, e quindi ci si condanna ad essere poi percepiti come datori di lavoro di serie B. Professore, in sostanza, noi qui a Soldi vogliamo guardare avanti, come dice giustamente, e non indietro. Da qui ai prossimi 5 anni, secondo lei cosa sarà rimasto dello smart working e come sarà il nostro modo di lavorare? Da qui a 5 anni daremo per scontato che il solo lavoro da remoto di per sé non è il lavoro smart, ma che la vera differenza la si fa con modelli davvero intelligenti che mettano tutti, grazie alle tecnologie che stanno evolvendo, in condizioni di lavorare e vivere meglio. Quindi i modelli di flessibilità, di autonomia si estenderanno moltissimo, andando ben oltre il modello omologato dei 2 o 3 giorni alla settimana da remoto. Grazie allora a Mariano Corso, docente al Politecnico di Milano. Grazie a voi. E allora, se il futuro sarà di un lavoro ibrido che ci permetterà di tenere meglio insieme le varie esigenze della vita, c'è chi crede che lo smart working possa essere anche una leva di cambiamento sociale. L'Università della Pennsylvania calcola che quando si apre una posizione nel settore tech e si inserisce la possibilità di lavorare da remoto,
le candidature femminili salgano del 15% e addirittura del 33% quelle delle minoranze, quelli che faticano a farsi largo nel settore. E c'è poi chi vede una possibilità di cambiare vita proprio a livello personale. Durante la pandemia si era parlato moltissimo dei nomadi digitali, l'avevamo fatto anche nella scorsa stagione di Soldi. E allora Giulia Cimpanelli, bentornata intanto qui accanto a me, ma che fine hanno fatto questi nomadi digitali? Ciao Raffaele, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Già, come dicevi, lo smart working si è diffuso in Italia ai tempi del Covid, ma in realtà di nomadi digitali si parlava anche prima. Quei mitologici lavoratori, tendenzialmente freelance all'epoca, che potevano lavorare da dove preferivano, liberi di godersi una spiaggia thailandese o il Machu Picchu dietro il loro schermo del PC. Quindi la diffusione del lavoro da remoto anche nelle aziende ha alimentato i sogni di molti e, come dicevi, di molti giovani che proprio sognavano questo tipo di vita. Per capire bene le leggi ne ho parlato con l'avvocato Mario Scofferi, partner di Orrick Italia e specializzato in diritto del lavoro, che mi ha spiegato che ogni azienda ha le sue regole. Ma effettivamente non esiste una norma di legge che dica che non si può svolgere una prestazione lavorativa in smart working dall'estero. In sostanza, la legge prevede che si possa lavorare da dove si vuole, almeno per 183 giorni all'anno. Se viene superato questo periodo, infatti, si può incorrere in problematiche fiscali e contributive rispetto alla territorialità. Cioè, per semplificare, se la mia residenza e l'azienda per cui lavoro sono in Italia, pagherò tasse e contributi qui. Ma se lavoro da un secondo paese per più di 183 giorni all'anno, le dovrei pagare anche là. In generale, insomma, una vita fatta di nomadismo, lavorando un po' in un luogo e un po' nell'altro, però è possibile, a patto che non si superi un lungo periodo. Altra cosa in realtà sono le policy aziendali. L'avvocato mi ha confermato che molte aziende pongono dei limiti rispetto ad alcuni tipi di luoghi. Per esempio, impediscono di lavorare da luoghi pubblici per motivi di privacy. Se qualcuno passa dietro e guarda cosa c'è sul tuo computer, può essere un pericolo per l'azienda. Ma impongono anche di limitarsi molto spesso al territorio nazionale. Giulia, ci stai facendo sognare decisamente con l'idea di andare a lavorare sulla spiaggia con l'ombrellino dentro il cocktail. Ma al di là della norma, credi che si possa anche dire dove effettivamente si riesce a lavorare? Cioè, tutti ci sogniamo appunto sulla spiaggia, ma poi c'è un modo per dire dove potrei andare a lavorare nel mondo ed essere anche produttivo e non rischiare poi di perdere il mio posto di lavoro? Guarda, in realtà continuano a uscire delle classifiche dei luoghi migliori al mondo dove lavorare in smart working. Tendenzialmente sono luoghi dove si spende meno che a casa propria e si sta meglio per una serie di fattori. L'azienda Olidu, per esempio, ha stilato un Workation Index, una classifica delle migliori città al mondo considerando una serie di indicatori come clima, costi dell'affitto, connessione wifi, disponibilità di spazi di coworking o costo medio del caffè, del cibo. Sul podio in questo caso troviamo Bangkok, al secondo posto Nuova Delhi e poi Lisbona. Anche se la velocità di internet nelle prime due non è tra le più elevate al mondo, il costo della vita è accessibile e offrono numerose attrazioni turistiche. Lisbona, che è una tra le città più quotate in Europa, offre invece una varietà di vantaggi per coloro che scelgono di fare workation, quello che è un mix tra lavoro e vacanza, come accesso alle spiagge molto vicine e trasporti per tutto il Portogallo convenienti. Tu per esempio, Raffaele, dove vorresti andare? Tra queste tre città quale ti ispirerebbe di più? Beh, io di quelle che hai citato voto Lisbona tutta la vita. Guarda, anche Preply, che è una piattaforma di apprendimento digitale di lingue con tutor da tutto il mondo, ha stilato un indice confrontando 75 città nei paesi OCSE su 10 fattori vari,
tra cui la conoscenza dell'inglese, l'assistenza sanitaria, il wifi, insomma un po' quelle che abbiamo detto prima. E sul podio troviamo in questo caso Brisbane in Australia, seguita proprio di nuovo da Lisbona e poi Nicosia a Cipro. Insomma, Lisbona è il top in Europa. Comunque diciamocelo, la maggior parte dei sondaggi globali rivelano che i lavoratori stranieri, al contrario, sognano di venire a lavorare qui da noi. E allora non disperiamo per il nostro paese. D'altra parte ci hai fatto sognare, dicevo prima, ma per qualcuno questo smart working è diventato una specie di incubo. C'è una frase, per esempio, fissiamo una call, credo che sia diventata davvero odiosa per molti, tanto che ormai proliferano i casi in cui si cerca quantomeno di limitare alcuni eccessi, come nel caso appunto delle riunioni che sono diventate call. Alle generali, per esempio, stanno sperimentando una sorta di fascia salva dalle convocazioni su Teams e affini, proprio per consentire a ciascuno di concentrarsi effettivamente sul proprio lavoro e non perdersi magari in chiacchiere inutili. Pensate che proprio la Microsoft ha calcolato che dall'inizio del 2020 ad oggi il tempo di riunione settimanale su Teams, appunto, per un dipendente tipo è aumentato del 252%. Allora, di questo si è occupata la nostra collega Irene Scalise su Repubblica. Sentite un po' cosa ci ha raccontato. Sempre meno riunioni, sia per chi lavora in remoto, sia per chi lavora in presenza. L'ultima tendenza, evidenziata da studi comprovati da molti numeri, dimostrano quanto per i dipendenti l'eccesso di riunioni siano motivo di stress, di perdita di tempo e siano anche antieconomiche. Quindi il nuovo trend prevede riunioni brevi con meno persone e soprattutto non bisogna offendersi se non si viene convocati per una riunione, ma anzi si può essere considerati assolutamente al passo con i tempi. Il nuovo tipo di lavoro è più asincrono, per cui magari si comunica con dei messaggi, dei video messaggi o anche con le care vecchie mail. Questo è il metodo, diciamo, preferito dai nuovi capi, ma soprattutto anche dai nuovi dipendenti per avere una giornata di lavoro più snella e che non sfori appunto nel tema della disconnessione. Allora, tra una speranza e un eccesso e qualche delusione, abbiamo sviscerato un po' questo tema dello smart working. Speriamo che siate contenti di questa puntata. Io ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio ancora Giulia Cimpanelli. Grazie mille Raffaele, un saluto a tutti. E a sentirci alla prossima puntata di Soldi. Ciao! Soldi, il podcast di Affari e Finanza. Scritto da Raffaele Ricciardi con la collaborazione di Giulia Cimpanelli, a cura di Marco Maisano e Valentina Tosoni. Una produzione One Podcast per Affari e Finanza.